Buongiorno, oggi ho buone notizie per te. Le leggiamo in Giovanni, capitolo 17, versetti 22 e 23. Io ho dato la loro gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Questo testo fa parte della preghiera sacerdotale di Gesù, cioè l'ultimo discorso prima di essere tradito e crocifisso. Questo è un testamento e l'ultimo desiderio di Gesù per i suoi discepoli di allora e di tutti i tempi. La prima buona notizia è questa: Gesù, figlio di Dio, Dio incarnato, colui che dovrebbe essere pregato e adorato, prega per te e per me. E qual è la sua preghiera? Gesù prega per la nostra salvezza. I versetti 2 e 3 di questo capitolo ci dicono che Gesù vuole che tu e io abbiamo la vita eterna. L'ultimo desiderio di Gesù prima della sua morte è di condividere l'eternità con te e con me. Dio ti ama e ti vuole con lui per sempre. La seconda preghiera di Gesù è per l'unità dei credenti. Unità non significa uniformità, ma unità nella diversità, cioè amare l'altro nonostante le differenze. Bianco, nero, giallo, rosso, alto, basso, magro, grasso, giovane, anziano, donna, uomo. Siamo tutti diversi, ma allo stesso tempo siamo tutti uguali, perché siamo tutti creature, esseri umani. La diversità è una ricchezza, non un motivo di invidie e di inimicizia. Il Dio cristiano è unico, ma trino. Tre persone diverse ma unite dal vincolo d'amore. Questa è unità nella diversità. Colui che ti ha amato così tanto da morire per te prega affinché tu possa amare allo stesso modo come l'ha fatto lui con te. Affinché tu possa amare i tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi colleghi di scuola, di lavoro, i tuoi vicini, che molto spesso diventano i tuoi nemici quando la pensano diversamente. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questa è la carta d'identità del cristiano. La seconda buona notizia è che Dio ama te allo stesso modo come ha amato Gesù, cioè di un amore eterno ed incondizionato. Questo Dio meraviglioso ti chiama oggi a ricevere questo suo amore nella tua vita, affinché tutti quelli che ti circondano possano vederlo in te e avere un assaggio del suo grande amore. Buona giornata.